azioni hanno dato degli input per far sì che comunque le voci abbastanza le associazioni hanno dato degli input che non erano quelli che servivano in quel momento, produrre di più, e produrre di più cosa, alla fine cosa ci ha portato? Ci ha portato a produrre un certo quantitativo di prodotto a scapito della qualità, ma questo è dettato dalle linee politiche. Io questo mio intervento l'ho fatto ora e parlo non del passato, parlo del adesso. Il fatto che tu faccia politica da 2 o 3 anni, il fatto che chi la faccia da 20 non vuol dire niente. Io ti parlo, siccome qui siamo in un ambiente politico, e questo è un ordine del giorno che, no, scusi se te lo gelo anche una volta, non vuol dire niente, però facciamo pure. Io condivido, sono d'accordo, il problema esiste, quindi non è che io dica il problema non c'è, ti sto solamente dicendo che se questi signori che ho citato, se questi enti non fanno qualcosa loro, purtroppo non puoi fare nulla, cioè, perché ce li hai sopra la testa, quindi ci facciamo capire, sai, un unico comune, provincia, regione, cioè, io presento che tu parli con De Castro, molto piacere, però purtroppo presentiamo un ordine del giorno nel comune di Castelbolognese, secondo me De Castro potrebbe fare molto di più, ma molto di più, e non solo lui. L'assessore regionale alle politiche agricole, queste sono le persone che devono dare risposte a questi ordini del giorno. Noi queste cose qui non contano niente, Chiara, scusi ti do un po', non contano niente, Chiara, non portano da nessuna parte, hanno solo una visibilità, posso condividere, ti dico il problema esiste, ma non muoviamo nulla, non facciamo nulla, non muoviamo nulla. E in realtà volevo solo che mi leggessi quello che ho detto proprio per non travisare le tue parole. Quello che volevo arrivare a dire è che non mi dispiace, ma parlare di bassa qualità proprio no. Questo era il punto su cui mi sentivo in particolare, perché in Italia mi dispiace, ma si può dire di tutto tranne che parlare di bassa qualità, associare questo aggettivo ai prodotti made in Italy proprio no. Quindi questo mi dispiace, perché qui abbiamo di tutto tranne che dei prodotti di bassa qualità. Anzi, e concludo e passo al terzo e ultimo punto della mia risposta, il punto è proprio questo. Come dicevo al consigliere Verdi all'ultimo consiglio, il mio obiettivo è lavorare, ed è quello che sto cercando di fare con De Castro, è lavorare per elevare gli standard qualitativi all'interno di tutta l'Unione Europea, perché è inutile che facciamo che imponiamo dei dazi, che mettiamo delle limitazioni e che attuiamo una politica restrittiva. Quello che noi dobbiamo fare è adeguare gli standard qualitativi all'interno di tutta l'Unione Europea. E quando parlo di adeguare gli standard qualitativi, non sto parlando di quelli italiani, sto parlando di quelli degli altri paesi che si devono adeguare ai nostri, proprio alla luce del fatto che il prodotto made in Italy è di alta qualità. Quindi, ripeto, mi dispiace vedere la vostra presa di posizione, ne prendiamo atto ovviamente, e spero che vi possiate riprendere il prima possibile. Grazie. Chi saprà Verdi? Niente, volevo dire qualcosa in merito, perché non mi è piaciuto quello che ho detto io, scusi, mi dicevo tu, ma siamo in Cittadano, non so, non è il suo. Volevo dirti che ti ricordo l'ultima volta quando io dicevo sempre, ho sempre questo problema, c'è col cuore, non chissà cosa, perché vedevo molto grave. Tu mi hai detto che ho imparato a farlo capire che cosa ci possiamo fare, non mi hai detto così qualcosa. Quella altra cosa brutta, quella veramente guarda. Tante notti ci ho pensato sopra e mi ha dato fastidio tantissimo, mi hai detto tra i contadini si lamentavano, quando non vediamo, perdo più parole. Si lamentano adesso che non guadagnano. Io non ho mai visto un imprenditore che si lamenta quando guadagna, ma quelli che quando non guadagnano si lamentano logicamente. Lasciamo perdere ancora questo. L'altra cosa, un'altra cosa ancora più grave, hai detto che i contadini non mi sembra che abbiano fatto nulla per il paese. Hai detto così, più o meno, non hai capito la grande. Hai detto qualcosa del genere. Vabbè, comunque ti voglio dire che noi siamo in competizione. Merce di prima scelta con dei paesi che producono sprozzando, cioè pagando pochissimo.
e le nostre, e i nostri disciplinari, diciamo, obbligati a rispettare. Questi prodotti costano tantissimo produrre, quindi non è solo una crisi, quindi ci troviamo tutto denunciati di qua di là. No, io denuncio il fatto che le cose non funzionano. Se funzionassero un po', se avessimo il merito di valorizzare il nostro prodotto, probabilmente riusciremmo a spuntare, a oltrepassare queste crisi. Un'altra cosa che voglio dire, visto che la nostra è una qualità, non sono prodotti di bassa qualità, ricordo che il nostro Made in Italy è più contraffatto al mondo, quindi non c'è solo questione di sindacati, cose, ci sono tante cose da... Scusami se voglio dire, però... Mi danno l'idea di molto breve. No, sì. Non ho detto che non siamo della bassa qualità, ho detto solamente che la quantità porta alla bassa qualità, nel senso che quando si prende il quantitativo invece della qualità porta a questo, ma questo in tutti i settori. Poi le mie affermazioni, consigliere Verghi, vanno lette nel contesto generale, e in un contesto generale purtroppo non voglio mettermi qui a fare un consiglio che è supplementare per un ordine del giorno sugli agricoltori. Ti ho appena detto che abbiamo sacrificato De Castro per un altro, che scelta politica. Qui stiamo parlando di politica, tu mi parli di pesca, di vere, io sono d'accordo con te, ma qui stiamo parlando di politica, qui stiamo parlando che qualcuno, l'agricoltura, a certi livelli, a qualcuno non interessa niente, come io mi devo far spiegare bene, hanno appena sacrificato un uomo con delle competenze mondiali a scapito di un'altra persona, quindi solo questo dovrebbe farti capire quanto interessa, interessa sì a seconda dei momenti, degli obiettivi, allora si interessa, sono d'accordo con te. Ma per il resto non siamo stupidi, non sono uno sprovveduto per non dirti, caro Mengo, che condivido la crisi del settore, eccetera. Però è il modo, noi non possiamo fare niente, perché sopra di noi, tu quando presenterai questo ordine del giorno condiviso, si metteranno a ridere, l'assessore regionale si metterà a dire, sai come si chiama? Si metterà a ridere quando glielo porterai. Non è più con più Adesso io non vorrei andare
voglio trovare il direttore, però si era separato due giorni e in giro da due mesi. E adesso ho contatto sul curriculum che si finisce dal mese di luglio. A questo punto o decidiamo di non metterlo più in votazione, poi ci dobbiamo fare le altre serate, eccetera, eccetera, oppure fino a noi tiriamo. Abbiamo letto l'altra volta e poi non lo vediamo più, oppure insomma, perché di metterlo in votazione con l'altro scenario mi sembra abbastanza ridicolo, perché se i proponenti dell'ordine del giorno che erano aperti e aperti che chiedono di ritirare il documento della votazione, però è che dopo la discussione sui temi che riguardano l'agricoltura riguarda la politica fatta di scelte. Noi abbiamo tempestivamente preso atto e abbiamo cercato di portare il dibattito in questa sala consigliare il prima possibile, quindi io intendo portare avanti questa lotta, e quindi per quanto mi riguarda la votazione deve essere fatta questa sera. Grazie. Non è eseguibile.